Questa è Villa Tavecchio, viene chiamata Villa De Marchi Tavecchio, ci sono poche cose da dire, è stata anche fortemente ristrutturata, faceva corpo unico con la Villa De Marchi, con la Villa Pozzi. C'è da dire che viene chiamata Villa De Marchi, ma De Marchi non è mai stato il proprietario della villa, è semplicemente era un ospite, insomma stava un po' a sbafo, giustamente. Cosa da dire, è un edificio del... c'era già un edificio nel Settecento qui, non si sa quanto il restauro l'abbia modificato, sono stati fatti vari interventi successivi. Qui possiamo vedere una cosa che forse... no, ma prima non l'avevamo incontrata. Vedete quella linea che c'è tra un piano e l'altro? Non so se... quella si chiama linea marcapiano. È molto utilizzata nelle ville antiche, quindi le cose un po' che si possono notare qui sono questa linea tra i due piani, un po' di stucco sopra, e per il resto è molto bello il parco, quel che rimane del parco, ma non possiamo... c'è un parco dentro, quindi. Sì, tutte queste ville che vi ho fatto vedere hanno un parco loro. Notate, il portale ha un arco a sesto ribassato che oramai sapete, se avete visto, ho spiegato nel video sulla De Marchi Pozzi cos'è un arco a sesto ribassato. Quindi no.